poi il regolatore a forza centrifuga. Se la macchina si impenna, vedete che è collegato agli ingranaggi della macchina stessa. Quindi se la macchina si impenna e funziona con troppa potenza, questo viene messo in rotazione, le sfere si allontanano e automaticamente viene a chiudersi completamente o parzialmente l'ingresso del vapore. È il primo sistema di feedback, di autoregolazione di una macchina. Allora, Watt fa brevettare tutte queste sue invenzioni e l'avvio della rivoluzione industriale. Ecco, questo legame con il territorio, colgo l'occasione che parliamo di questa macchina, che caratterizza l'epoca di Polemi, perdura almeno per quanto ne sappiamo noi attraverso gli strumenti del museo, con l'inizio dell'Ottocento. E questo è una cosa su cui sta lavorando una dottoranda che sta facendo un dottorato tra Padova e Parigi e sta lavorando proprio sul trasferimento di conoscenze tra Marco nel Veneto dell'Ottocento. E quello che sta venendo fuori è che, per esempio, l'Istituto Veneto aveva istituito dei premi per l'industria, proprio per stimolare l'innovazione. E fra i vincitori di questi premi ci sono vari personaggi che sono anche costruttori di strumenti scientifici, di cui noi sappiamo. I meccanici dell'università, per esempio, partecipano a questi premi e alcune di queste macchine che vengono proposte sono macchine per la preparazione del tabacco. E questo modellino qua, per quanto questo qui è proprio un modellino di macchina per la preparazione del tabacco, quindi questa è la parte, diciamo, scientifica. E qui le mole permettono di schiacciare le foglie di alabastro e poi qui invece si affinavano le foglie stesse. Evidentemente si trattava di un tipo di lavorazione che nel Veneto, nella zona di Padova, anzi più precisamente, era in sviluppo. Allora, c'erano quindi questi aspetti e questi tentativi, vedremo poi nel corso della visita.